Senti, ecco, là, oggi volevo parlare con te del discorso preparazione, no? Perché voi, diciamo, uno specialista di classiche, soprattutto delle Fiandre, no? Della prima parte delle classiche, è uno che entra in condizione, quindi deve essere in condizione ottimale molto presto nella stagione. E quindi volevo un po' capire, sostanzialmente come hai impostato il tuo programma di lavoro, cioè, innanzitutto, quando è cominciato, quando è cominciato, diciamo, quando hai ripreso la bici, se a dicembre, se a fine novembre, se a metà dicembre, e diciamo, rispetto a un corridore, non so, da Giro d'Italia o addirittura da corse successive, cioè qual è stato poi il momento chiave della preparazione quest'anno? Ma io, appunto, essendo un corridore adatto a questo tipo di competizioni, più o meno ricalco sempre lo stesso programma di allenamenti e un pochettino ho perfezionato negli ultimi anni, diciamo. E sicuramente io ho iniziato ad allenarmi col primo di dicembre perché ho partecipato alla 6 giorni di Milano, che quindi mi ha fatto ritardare abbastanza di 2 o 3 settimane dalla fine della mia stagione scorsa. Quindi normalmente inizio verso il 20 di novembre, quest'anno ho iniziato il primo di dicembre. E poi, ecco, sicuramente rispetto ai miei compagni che puntano esclusivamente al Giro d'Italia, e già nei ritiri di gennaio e febbraio, noi facciamo anche già a dicembre, facciamo già un po' di ore in più e un po' di lavori specifici in più. E per quello che mi riguarda, negli ultimi 2 anni. E io magari ho ridotto anche un po' il tempo delle uscite, però ho aumentato molto il lavoro specifico. Alla fine, qui in Belgio, l'importante è riuscire a esprimere potenze molto alte per circa 40 secondi, un minuto, la lunghezza dei muri. Quindi, anche a costo di peggiorare un po' sulle salite lunghe, dove a me cambia poco rimanere con 40 o con 60 corridori, e ho lavorato molto di più su wattaggi alti, quindi potenze molto alte, però per periodi più brevi, quindi ripetuti in questo Ecco, senso. per la simulazione del muro, no? Avviene frazionando, perché i muri hanno caratteristiche, diciamo, altimetriche molto particolari e presenti in poche zone, poi in realtà tu la ottieni frazionando una salita, diciamo, già esistente o hai delle salite intorno a casa che hanno caratteristiche simili? Beh, salite comunque molto ripide ne trovo, alla fine per simulare un muro è sufficiente uno strappo molto ripido di 500-700 metri, massimo 1 chilometro, e quindi quello non è un problema. Però dico, l'importante è comunque la potenza che vai a sprigionare sui pedali, perché sì, diciamo che su un muro cambia la forza che applichi, in quanto la durata della pedalata, no? Può essere più breve. Però per fare questo basta anche fare magari il 10%, anche se è un muro al 15%, e usi il rapporto un pochettino più lungo. Poi l'importante è abituare il fisico a lavorare 40, 30, 50 secondi al minuto a wattaggi intorno ai 700 watt. Addirittura si arriva a 700 watt sul muro. No, si arriva anche di più. 700 watt, secondo me, un muro fatto tutta arrivi a fare 650 watt, 700 medie. E hai dei punti su 900, 1000 watt di sicuro. Ma ecco, rispetto al, se tu dovessi in qualche modo analizzare la progressione dei watt su un muro, cioè il punto di massimo wattaggio rispetto al punto d'attacco del muro, qual è? Cioè lo raggiungi rapidissimamente, 700 watt, lo raggiungi a metà, lo raggiungi alla fine? Dipende dal momento in cui attacchi, perché sai, per dire anche il muro di Ratzberger si accelera quando si stringe la strada, quindi dipende dal momento in cui lo attacchi, ovviamente. E mettiamo che per ipotesi io al massimo della mia condizione riesco a tenere per 40 secondi 700 watt medie, e questo vuol dire che se i primi 20 secondi andrò su 900 watt, gli ultimi 20 dovranno andare su 500, 600. Quindi dipende un po' come l'imposto, mentre il contrario, se la prima parte la faccio a 500 watt, 550, il finale riesco a farlo anche vicino agli 800 watt. Se è matematica, io sono molto metodico sugli allenamenti e anche un po' scientifico, quindi se spingi un pochettino di più prima, ovviamente cali nel finale o viceversa.